sistema monetario greco era basato sulle dracme, sulle mine e sui talenti. 100 dracme erano una mina, 60 mine un talento. Perciò un talento equivaleva a 6.000 dracme. Con la parificazione monetaria di Augusto, un denaro equivaleva a una dracma, un talento a 6.000 denari, quindi 24.000 sesterzi. Semplificando, la paga di un legionario al tempo di Augusto equivaleva a poco più di 80 sesterzi al mese, cioè 250 denari l'anno. 31 denari, per capirci, era considerato il minimo per la sopravvivenza di una persona. Gesù perciò venne venduto per un anno di stipendio, anche se bassino, mentre 200 denari l'anno permettevano la vita di una famiglia semplice. Un talento, insomma, equivaleva a 30 anni di reddito di una famiglia normale, 24 anni di paga di un legionario. Se paragoniamo questo al reddito medio di un italiano di oggi, cioè 20.000 euro, un talento equivarrebbe più o meno a 600.000 euro. Perciò, secondo la parabola di Matteo, al primo schiavo sono stati assegnati circa 3 milioni di euro, al secondo 1.200.000, al terzo 600.000. È un'approssimazione, ma è utilissima per farsi un'idea delle cifre che ci sono in gioco. Ma la cosa più incredibile è che il guadagno dei primi due schiavi è semplicemente enorme rispetto al capitale di partenza. Praticamente un 100% secondo Matteo, addirittura 10 volte il capitale iniziale secondo la versione di Luca, anche se lì si parla di mine, quindi le cifre sono molto più basse. Tutto questo per dire che il denaro investito dagli schiavi è stato investito molto bene. Solo in due però investono con un guadagno pazzesco, mentre il terzo restituisce solo il capitale. Le capacità finanziarie dei primi due sono spaventose. Il paragone con il terzo ne fa addirittura un incapace. La domanda però che io mi faccio e che ci facciamo tutti è questa. Perché il padrone tratta così male il terzo schiavo che gli restituisce il suo denaro senza profitto? Ogni parabola è un racconto che vuole farci cambiare prospettiva, vuole farci vedere la vita da un'altra angolazione. Quindi è sempre una provocazione a pensare e a interpretare. Ma detto questo, perché questo padrone è così duro? La risposta la potete trovare in tutto il contesto del Vangelo di Matteo, in particolare nello stesso capitolo 25, dove si parla del giudizio finale. Secondo l'Evangelista Matteo ci sarà una resa dei conti nella quale saremo giudicati sulle nostre azioni. Ora, che cosa si condannerà nel giudizio? Ci sono due possibilità. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Seconda possibilità, avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Quelli che hanno fatto sono invitati nel regno dei cieli. Quelli che non hanno fatto vengono cacciati in malo modo, per andare, diciamo così, altrove. Che cosa fa allora veramente arrabbiare il giudice? Su che cosa si basa il giudizio? Sull'omissione, cioè non l'aver agito male, ma il non aver agito, l'aver avuto delle possibilità e averle sprecate, buttate via. Il capitale che conta è solo quello delle nostre scelte, diventate fatti, cioè delle nostre azioni. Per questo il padrone è duro. Lo schiavo aveva delle possibilità notevoli e le ha sprecate. Il fatto che avesse ricevuto meno non gli dà alibi. Questo è il punto della parabola. È meglio fare che non fare. Insomma, il Vangelo parla anche di operai e di schiavi, ma quando si tratta di assumersi delle responsabilità di fronte alla vita, il Vangelo ci suggerisce che l'atteggiamento migliore non è quello del dipendente, di chi si accontenta del posto fisso alla Checco Zalone per intendersi, ma è quello dell'imprenditore coraggioso che sfrutta tutte le sue possibilità, anche al minimo. Per il padrone sarebbe bastato anche davvero un minimo. Mentre gli altri schiavi hanno investito, hanno rischiato e hanno guadagnato il 100%, lo schiavo poteva mettere quel capitale in una banca e guadagnare un misero 1-2%, ma il terzo schiavo non ha fatto nemmeno quello. Vorrei però concludere questo video con un'altra domanda. Secondo voi, come avrebbe reagito il padrone se lo schiavo avesse rischiato tutto e avesse perduto tutto? La paura immobilizza sempre e spesso fa compiere scelte sbagliate. La paura scoraggia dal prendere iniziative, induce a rifugiarsi in soluzioni sicure e garantite. E così si finisce
per non realizzare niente di buono. Per andare avanti e crescere nel cammino della vita bisogna avere non paura, bisogna avere fiducia. Questa parabola ci fa capire quanto è importante avere un'idea vera di Dio. Non dobbiamo pensare che Egli sia un padrone cattivo, duro e severo, che vuole punirci. Se dentro di noi c'è questa immagine sbagliata di Dio, allora la nostra vita non potrà essere feconda, perché vivremo nella paura. E questa non ci condurrà a nulla di costruttivo. Anzi, la paura ci paralizza, ci autodistrugge. Che rivelano il suo interesse perché noi non sprechiamo inutilmente la nostra vita. È segno infatti che Dio ha grande stima di noi. Questa consapevolezza ci aiuta ad essere persone responsabili in ogni nostra azione. Pertanto, la parabola dei talenti ci richiama a una responsabilità personale e a una fedeltà che diventa anche capacità di rimetterci continuamente in cammino su strade nuove, senza sotterrare il talento, cioè i doni che Dio ci ha affidato e di cui ci chiederà conto.